Guardi, nei prossimi giorni sarà presentato il programma ufficiale del centrodestra, quindi quella sarà poi la linea direttrice che offriremo all'elettorato, rispetto alla quale chiaramente apriremo anche confronti operativi con tutto il mondo delle associazioni, delle professioni, degli ordini, delle attività produttive, delle realtà sociali. Quindi, questo sarà l'impegno e il lavoro che porteremo avanti. La flat tax, una parte è già stata attuata con il primo governo Conte, dove la Lega chiaramente aveva un ruolo importante e determinante, ha particolarmente funzionato. Io con tutti i commercianti, gli operatori commerciali e turistici con i quali parlo e mi confronto, vedono la flat tax come una seria e importante risposta che possa dare respiro alle attività commerciali. Quindi noi dobbiamo essere assolutamente i rappresentanti e portavoce, i difensori delle attività economiche e commerciali. Quindi su questo non faremo assolutamente un passo. Noi intanto da diverse settimane stiamo lavorando alla composizione della lista, che è il primo passo importante che si deve iniziare a programmare in vista di una importante scadenza elettorale come quella delle amministrative e un capoluogo di provincia. Una lista in appoggio al centrodestra? Ma il centrodestra deve andare unito. Abbiamo visto che ogni qualvolta il centrodestra va unito, vince, non ultimo all'Aquila con risultati anche da capogiro. Chiaramente l'unione non è sufficiente per vincere le elezioni, bisogna comunque offrire alla cittadinanza una visione, una strategia, un programma di mandato che sia esattamente corrispondente a quelle che sono le esigenze del territorio, della città, e anche su questo noi abbiamo iniziato da quasi un anno a lavorare con 7 commissioni tematiche, che chiaramente tireranno fuori nei prossimi giorni un risultato definitivo di proposta che sottoporremo al centrodestra. Il centrodestra teramano avrebbe trovato una quadra su un nome come candidato sindaco, ovvero Paolo Gatti, però si fanno anche altri nomi, tra gli altri c'è quello di Pietro Quaresimale. Voi su quale nome vi state orientando? Vi piace Paolo Gatti? Guardi, la Lega è un grande partito, quindi al proprio interno ha donne e uomini assolutamente in grado di poter ricoprire il prestigiosissimo ruolo di candidato sindaco della coalizione. Però io non sono innamorato della politica che costruisce le coalizioni sui nomi. Io credo nella politica che costruisce progetti, che abbia una visione almeno a 15 anni della propria azione amministrativa e politica, e poi con tutta la tranquillità e la calma sceglieremo la donna o l'uomo che meglio potrà interpretare in rappresentanza e quale sintesi dell'intera coalizione il ruolo di candidato sindaco. Dunque Paolo Gatti. Paolo Gatti è sicuramente un nome prestigioso che è sul tavolo.